Cari amici, buongiorno. Botanica in pillole continua il suo viaggio tra le fioriture di Sicilia. Questa volta ci sposteremo solo virtualmente nelle Alte Madonie e precisamente a Blufi, un paese di circa 1000 abitanti, il cui territorio è segnato dalle colture agrarie, soprattutto seminativi, oliveti, piccoli mandorleti e piccoli frutteti misti. Ecco, nel territorio di questo bellissimo paese, nei pressi del Santuario della Madonna dell'Olio, a circa 660 metri di quota, tra marzo, aprile e fino ai primi di maggio si assiste a una delle fioriture più straordinarie della Sicilia. Il seminativo posto a valle del santuario sembra un delicato tappeto verde punteggiato di rosso dovuto alle decine di migliaia di tulipani che scalarmente fioriscono. Si tratta del tulipano precoce, scientificamente noto come tulipa rabbi. Il nome del genere ricorda il turbante per la classica forma del fiore, mentre Raddi omaggia il botanico fiorentino Giuseppe Raddi, che fu un naturalista insigne alla corte dei Granduchi di Lorena. Ecco, questo tulipano precoce è una specie originaria dall'Asia Minore e dalla Siria, che ormai risulta naturalizzato in diverse regioni italiane. È una pianta con lunghe foglie, lunghe anche 20-30 cm, e con un bulbo di 3-5 cm di diametro che nasconde alla profondità di 30-50 cm. Ecco, in questo modo questo tulipano sfugge anche ai danneggiamenti possibili delle lavorazioni meccaniche, ma anche alla predazione da parte di animali dello stesso uomo. Ecco, il colore del fiore va dal rosso scarlatto, diciamo al rosso più chiaro. I tepali presentano una chiazza scura alla base ornata di giallo. I tepali sono 6 e sono ineguali. I 3 interni sono leggermente più piccoli e presentano una banda giallo-verde nella mediana, mentre i 3 esterni sono leggermente più grandi e nella parte apicale evidenziano un piccolo mucrone. Ecco, in Sicilia, oltre che a Blufi, questo tulipano spontaneo è poco frequente. Lo troviamo un po' nelle petralie, ma soprattutto in alcuni paesi dei Sicani, Piana degli Albanesi, Prizzi e nelle adiacenze delle Serre di Cininna. Ma è il seminativo a valle del Santuario della Madonna dell'Olio che diventa in primavera meta di tutti i naturalisti, i fotografi e gli amanti della natura. Purtroppo non soltanto di queste persone che amano lo spettacolo e la natura. Spesso si notano anche persone che in maniera irresponsabile raccolgono fasci di tulipani arrecando quindi alla popolazione naturale un danno notevole. Infatti i fiori dopo qualche ora dalla raccolta appassiscono, ma il danno rimane. Ecco, se noi vogliamo conservare questa piccola Olanda di Sicilia nel cuore delle Madonie a Blufi, dobbiamo avere rispetto per questa popolazione naturale di tulipano selvatico. D'altronde, come diceva Aldo Capitini, solo il fiore che non raccogli è veramente tuo. Grazie, buona giornata e al prossimo martedì.